giochi contro la Juve questa volta, perché prima o poi dovrà perdere una partita, no, non è possibile che non perda mai una partita. E poi ho ricordato i ragazzi quando noi abbiamo battuto la Lazio 5-1 e poi siamo andati a Siena pensando di fare un boccone del Siena. Io spero che abbiano lo stesso atteggiamento loro, pensando di fare un boccone di noi, e penso che ce l'abbiano. Sarà una squadra tranquilla ormai con 39 punti, la salvezza è acquisita. Beh, soprattutto troveranno una squadra che non ha niente da perdere. Sappiamo qual è la forza della Juventus, sappiamo che la Juventus ha i favori del pronostico e appunto per quello noi siamo tranquilli. Loro devono vincere a tutti i costi, noi no. Alle volte la cavala magari porta la fortuna da un'altra parte. Lei diceva, auspicava che i giovani trovassero spazio. Hanno trovato spazio, gioco forza per le assenze. Che giudizio dà di queste prime partite di Milanovic e Labrin? Do un giudizio molto positivo. Penso che fra una o due partite entreranno 5 o 6 per partita di questi giovani, perché li voglio vedere prima dell'anno prossimo di che pasta sono fatti. Sarà una classifica sconvolta quella che si chiuderà alla fine di questa stagione? Si aspetta modifiche sostanziali dal calcio scommesso? Ma io penso di no. Mi aspetto sicuramente delle sanzioni molto molto importanti contro quei deficienti, che non sono quattro sfigati, perché gli sfigati sono quelli che non hanno la lira, ma dei giocatori di Serie A che guadagnano tanto e che poi si permettono di vendere le partite, veramente meritano delle punizioni esemplari. Ma questo succede perché da noi lo Stato fa un po' il biscazziere. Novità sul centro sportivo e sullo stadio? Beh, il centro sportivo stiamo correndo col comune di Carini, speriamo che il comune di Palermo, che in questo momento non è un comune perché è commissariato, faccia correre la pratica lo stesso, è una questione di burocrazia. Presidente, sulla riorganizzazione societaria, si è parlato che oggi Salvarano potrebbe lasciare il Palermo. E chi l'ha detto? Secondo il decimonono parlava che andava alla Sampdoria. Ah, sa, può darsi che il decimonono sappia dei contatti che ha la Sampdoria. Io non ho nessun contatto con la Sampdoria, mi chiedo la sagramola. Ok? Grazie, grazie, arrivederci.